12 tappe che nel mese di dicembre renderanno la regione la culla del canto popolare di origine afroamericana. Taglia il traguardo delle 27 edizioni il Toscana Gospel Festival con il programma della rassegna itinerante che è stato presentato nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso. Il festival si aprirà il 15 dicembre a Montalcino e si chiuderà il 28 dicembre a Cortona, portando ad Arezzo, domenica 17, Roderick Gills & Grace all'Auditorium Caurum Hall Guido d'Arezzo. La filosofia del nostro festival è sempre quella di portare gruppi dagli Stati Uniti, quindi di favorire la conoscenza di questa profonda tradizione degli Stati Uniti, che è la musica gospel afroamericana. Siamo contenti perché il sostegno della regione e del consolato degli Stati Uniti e di tante amministrazioni fa sì che ormai questo sia diventato il festival più importante sicuramente d'Italia, ma probabilmente fra i più importanti d'Europa. Presente alla conferenza anche la console generale degli Stati Uniti a Firenze, Daniela Ballard. Il Toscana Gospel Festival è sempre uno dei momenti più brillanti della stagione. Quest'anno la 27esima edizione non farà eccezione. Io stessa non vedo l'ora di partecipare al primo concerto del 15 dicembre che sarà a Montalcino. La manifestazione rende omaggio quest'anno a Martin Luther King che con la sua vita, le sue azioni e soprattutto le sue parole ha cambiato la concezione di libertà e diritti civili. Avremo un messaggio della vedova del fratello di Edward, di Martin Luther King, erano due reverendi, anche lui morto negli anni 60.